Allora, buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti alla manifestazione di oggi. Saluto le autorità civili, militari e religiose, il sindaco di Decollatura, maresciallo Pagano e don Fabio, che ci onorano della loro presenza. Saluto tutte le associazioni che hanno accolto l'invito, da Emilio Marasco, membro della FIT nazionale Circuiti e Tornei, la Croce Rossa, Alfredo Pucci, che è sempre stato vicino alle nostre attività sportive, lo Scigliano Calcio, o Sillanum ancora, non ricordo bene, Sillanum, quindi la gloriosa società Sillanum. Ringrazio naturalmente tutti i dirigenti della Garibaldina che quotidianamente si impegnano sul campo in tutte le nostre attività, li ringrazio davvero di cuore per il sostegno, anche gli allenatori, è presente il mister Giuliano, gli allenatori delle scuole calcio, Davide Viscidia, Luigi Anastasio, e ci raggiungerà anche Luigi Aristolemo tra poco. Ringrazio naturalmente i relatori che ci accompagneranno nella serata, dal presidente Mirarchi che ci onora anche lui della sua presenza, è riuscito ad incastrare tra tante cose e mi fa veramente piacere che sia venuto a Soveria, il presidente degli allenatori Pilato, il presidente dell'associazione Liberi TV Cristiano, che ringrazio veramente di cuore perché, come diremo dopo, con la sua associazione ha contribuito in maniera decisiva all'acquisto del defibrillatore che vedete qui e di cui parleremo dopo, oltre che chiaramente arricchirà con il suo contributo il dibattito di questa sera. E poi ringrazio naturalmente il dottore Gabriele, nostro medico sociale, che anche lui ha contribuito non solo economicamente ma ha contribuito moralmente, perché ogni volta che mi incontrava mi ricordava di acquistare il defibrillatore, quindi veramente mi ha spinto a farlo e lo ringrazio. Andiamo quindi al tema della serata, spero di non aver dimenticato nessuno e mi scuso se l'ho fatto. L'intervento di stasera vuole essere un momento di breve riflessione su quelle che sono appunto la prevenzione, la salute in ambito dilettantistico, e secondo me se ne parla ancora troppo poco, se pensiamo che mentre il mondo professionistico è ipercontrollato, quindi con visite costanti, approfondimenti quasi quotidiani direi, in campo dilettantistico è un po' tutto lasciato alla buona sorte, non che manchi l'impegno delle istituzioni in questo senso, però ancora secondo me siamo troppo a rischio. E tra l'altro c'è un dato, poi magari il presidente Mirarchi ci saprà dire meglio, il numero di praticanti a livello agonistico dilettante è di gran lunga superiore ai professionisti. Se voi pensate, dalla terza categoria con tutti i gironi, seconda, prima, promozione, eccellenza e tutte le scuole calcio, noi pensate solo a Soveria abbiamo circa 80 ragazzi nelle scuole calcio, dai piccoli amici fino alla juniores, è un esercito di praticanti che durante la settimana si allena, domenica fa le partite a livello agonistico e quindi veramente senza controlli il rischio è veramente molto alto. Quindi io vorrei porre l'attenzione su questa cosa. Io ritengo che sia importantissimo appunto fare prevenzione, cioè partire dalle visite, da tutte le visite che saranno obbligatorie da qui a poco, nel senso che il decreto Balducci ha dato 30 mesi alle società per adeguarsi definitivamente. I 30 mesi scadrebbero a ottobre 2015, però pare che questo decreto sia bloccato presso la Corte dei Conti, quindi le società ancora non sono nell'obbligo e probabilmente non lo saranno per parecchio tempo, fino a quando in Italia
tra cavilli burocratici e pastoie si deciderà definitivamente. Noi intanto abbiamo ritenuto, per i motivi che vi dicevo prima, che fosse importante cercare di provvedere dapprima alle visite, quindi obbligatorio non cercare di farle sempre, e in secondo luogo dotarci di un defibrillatore che appunto siamo riusciti ad acquistare grazie al contributo dell'associazione Liberi TV, contributo del dottore Gabriele e chiaramente al contributo dell'ASD Garibaldina. Quindi il defibrillatore è uno strumento, chiederò poi al dottore Gabriele di entrare un pochino più nel merito, uno strumento salvavita, nel senso che nei primi 5 minuti di un ipotetico arresto cardiaco è fondamentale per salvare la vita dell'atleta. Speriamo non serva mai, chiaramente. Però, diciamo, in presenza dei rischi che dicevo prima, è fondamentale avere questo strumento. Tra l'altro, la cosa che noi vorremmo fare è che lo strumento non sia solo utilizzato dalla Garibaldina, quindi utilizzato dalla società che l'ha acquistato, ma che sia a disposizione un po' di tutti coloro che praticano sport e non a Soveria e dintorni. Purtroppo il limite temporale che dicevo prima va utilizzato entro 5 minuti, quindi non si può pensare di farne un uso molto ampio, va utilizzato con rapidità. E noi l'idea è quella di concerto con il Corpo dei Vigili Urbani, saluto il comandante che avevo appunto dimenticato, di poter insieme ai Vigili Urbani renderlo disponibile in un posto accessibile a tutti in qualsiasi momento, quindi al di là dello sport o meno. Quindi questa è l'iniziativa che noi vorremmo fare e che vorremmo realizzare. Quindi concludo con una frase che ho trovato interessante, molto bella, che dice appunto riguardo ai 30 mesi: la legge dell'uomo ha dato 30 mesi per mettersi in regola, la legge di Dio ha dato 5 minuti per salvare una vita. Quindi noi riteniamo che questa sia la strada giusta e quindi da intraprendere, e lo abbiamo fatto. Speriamo, ripeto, che non serva mai, ma vuole comunque essere un gesto di inizio e di avvio di un percorso. Colgo l'occasione anche per ringraziare Mario Lucenti, che vedo appena arrivato, delegato allo sport per il comune di Soveria, quindi lo ringrazio per la sensibilità ad essere venuto. A questo punto passo la parola al dottore Gabriele, che ci darà qualche spunto più tecnico sul defibrillatore e in generale sulla salute sportiva. Buonasera a tutti, grazie Marco, e saluto anche io le autorità civili, sportive, che forse lo sarei dimenticato, religiose e militari, nonché tutti i rappresentanti delle varie associazioni. È un ringraziamento davvero di cuore all'associazione Libero TV, perché sollecitata, minimamente sollecitata, è stata davvero sensibile per fare questa donazione finalizzata all'acquisto di un defibrillatore. In realtà io con Marco ogni volta che lo vedevo gli dicevo dell'acquisto di un defibrillatore, perché lo ritengo, ma perché è davvero utile che ci sia un dispositivo, un device, come direbbero gli inglesi, a nostra disposizione. In Italia abbiamo circa 60.000 morti, citerò un po' di dati, ma per far capire l'importanza di una strumentazione bisogna arrivarsi a quelle che sono le statistiche e anche la letteratura scientifica. In Italia ci sono circa 60.000 morti dovute ad arresto cardiaco, negli Stati Uniti 300.000, altri 300.000 in Europa, praticamente circa un caso ogni 1.000 persone, quindi moltiplicate per la popolazione italiana e arriviamo a questa cifra.
La sopravvivenza è molto bassa e oscilla tra il 2 e il 3%. Il tempo di intervento, come ha detto benissimo Marco, oscilla tra i 3 minuti e i 5 minuti. Si deve intervenire praticamente immediatamente e con la rianimazione cardiopolmonare, cosiddetta RCP, è seguita da un defibrillatore. In Italia, ma anche nel mondo, ci sono 4 anelli cosiddetti della sopravvivenza. Il primo momento è quello dell'allerta, capire la gravità della malattia, di quello dell'accaduto sanitario, successivamente, quindi allertare il 118, successivamente iniziare in un caso di arresto cardiocircolatorio la rianimazione cardiopolmonare, che ripeto non è difficile, anzi piuttosto semplice, e si chiama infatti non pronto soccorso ma primo soccorso, con la defibrillazione, e successivamente il 4° anello consiste nel ricovero in ambienti specializzati e dotati chiaramente di rianimazione. In caso di arresto cardiaco i soccorsi purtroppo hanno tempi lunghi, perché il 118 non è lì immediatamente. Possono dipendere dal traffico, dal fatto che l'ambulanza attrezzata sia distante, o anche dal luogo che è poco accessibile. E siccome il tempo è vita, può essere cervelli, i cardiologi dicono il tempo è il cuore, quindi bisogna intervenire immediatamente. E la media italiana in soggetti che subiscono o in arresto cardiaco, la sopravvivenza è di circa il 3%. E la causa principale, l'80-85% delle cause che determinano un arresto cardiaco è la fibrillazione ventricolare. Vi spiego ma semplicemente che cos'è la fibrillazione ventricolare. Il nostro cuore ha due momenti fondamentali, un momento di riempimento e un momento di riespulsione del sangue. Quindi fa così. Ed è il ritmo cardiaco è regolare. Questo momento, la diastole e la sistole praticamente, col termine tecnico. Nella fase di riempimento che cosa succede? Che il cuore si riempie di sangue e poi va a essere espulso nella periferia, e quindi va ad ossigenare i vari organi. In caso di arresto cardiocircolatorio, il cervello, il nostro cervello, è un organo sensibilissimo. In 4-6 minuti si cominciano ad avere dei danni irreversibili e da 8-12 minuti si ha praticamente la morte cerebrale. Quindi bisogna intervenire praticamente immediatamente, e sia con la rianimazione cardiopolmonare e sia anche con l'uso del defibrillatore quando è necessario. Tra l'altro, che questa sia una prassi ormai consolidata anche da testi scientifici e dalla letteratura, è dimostrato dal fatto che c'è stato uno studio molto conosciuto peraltro, che è stato fatto nella città di Chicago. A Chicago che hanno paragonato la città di Chicago con tutte le altre città del mondo e degli Stati Uniti. Chicago è una città, una metropoli, quindi e si è visto che la morte dovuta all'arresto cardiaco era sovrapponibile agli altri, mentre in un luogo ben stabilito di Chicago, che è l'aeroporto ARA, che è un aeroporto iperaffollato, che sono dotato di cosiddetti totem, che sono dell'attrezzatura verticali contenente dei defibrillatori che con scritte, come fanno gli americani, no? Scritte, insegne, eccetera, si è visto che se si interviene con la defibrillazione entro 3 minuti si ha una sopravvivenza del 74%, cioè praticamente salviamo 70 vite, mentre se si interviene dopo i 3 minuti e 5 minuti la sopravvivenza sempre altissima arriva al 57%. In Italia e in Europa la percentuale di defibrillati e la sopravvivenza arriva intorno al 30-35%, che è sempre altissimo. Noi consideriamo che se dal 2 al 3% arrivare al 35%, 30-35 vite che sono salvate.
Ogni minuto che si perde si riduce nel 5-10% della possibilità di arrivare il cuore, di riattivare il cuore. Quindi è necessario che l'intervento sia immediato. E come? Allora, la legge italiana, che è una legge del 2001, che consta di 2 articoli, sono andato a rivederla, che consente l'uso del defibrillatore a personale non sanitario. L'articolo 2 dice, dice che il personale non sanitario deve essere adeguatamente formato. Adeguatamente formato dal 118, so le cose all'italiano un po', dalle regioni che dovevano attrezzarsi, eccetera. Quindi nessuno l'aveva fatto. In realtà poi la legge è stata modificata nel 2007, se ricordo bene, che dava la possibilità alla formazione anche all'associazione non a scopo di lucro, che hanno una esperienza in campo regionale e nazionale, che possono quindi formare non solo il 118. Quindi io, per quanto ci riguarda, perché poi di questo dobbiamo anche parlare, ho contattato tramite Alfredo Crucci, che ringrazio, la Croce Rossa italiana, il provinciale di Catanzaro, nella persona del dottor Filippo Marino, del dottor Filippo Marino, per fare un corso di formazione, e speriamo che si possa fare in questa sera a Soveria, altrimenti bisognerà lui andare a Catanzaro. Lui mi ha dato la disponibilità, quindi lo devo risentire a breve per vedere di riuscire a concordare, speriamo che a Soveria, in modo che sia più facile per tutti. Quindi intervenire presto e precocemente. Per quanto riguarda l'uso dei defibrillatori, c'è la legge che ha già citato Marco, che io non ho letto e non ho visto, che ancora non ho, per quanto ci sia stata un'osservazione della Corte dei Conti, ma la legge del 2013 dà alle società sportive dilettantistiche 30 mesi di tempo per adeguarsi ai dispositivi legislativi. Le società sportive, le professioniste, si dovevano adeguare entro 7 mesi. La legge è stata promulgata nel aprile, poi è stata sulla Gazzetta Ufficiale nel luglio, quindi noi dovremmo considerare 30 mesi da luglio. Il rilievo della Corte dei Conti l'ho visto pure io, però finora la legge dall'onere di tutto, della gestione, dell'acquisto e dell'eventuale manutenzione alla società sportiva, che le risorse economiche sono sempre quelle che sono, per cui ancora davvero ringrazio l'associazione Libero TV per quantomeno aver dato questo grossissimo contributo finalizzato. I primi defibrillatori sono nati nel 1947 e sono stati, ed erano scatoloni incredibili. La prima defibrillazione è avvenuta durante un intervento chirurgico da un chirurgo, un cardiochirurgo, si chiamava Beck, ha visto che defibrillando ha concesso quella vita a un paziente che aveva necessità, perché era affetto da fibrillazione ventricolare. D'altra parte, come sono ricordato, se voi avete visto, ora spero di citare bene, il film Intriga a Stoccolma di Hitchcock. Allora, c'è un caso di tutti i medici in occasione del Nobel. A un certo momento uno sviene a un medico italiano, peraltro bistrattato perché non aveva una bella figura, collega 2 elettrodi e gli fa prendere la scossa a quello che dovevano dare il premio Nobel, quindi lo salva, baci e abbracci. Però quindi già la cultura la possibilità che si potesse intervenire nella defibrillazione ventricolare, che è un'aritmia maligna, nella defibrillazione ventricolare, che avevo dimenticato, che cosa succede? Il cuore batte a una frequenza talmente elevata che è come se fosse fermo. Normalmente fa così.
Questo è il ritmo normale. Nella fibrillazione ventricolare la frequenza è talmente alta, ma talmente alta, che il cuore non ha la capacità di riempirsi di sangue e quindi si ha un arresto cardiaco. Successivamente danno cerebrale, di conseguenza anche a livello coronario, quindi poi si ha l'arresto cardiaco, la sistolia e il cuore non si contrae più. Si è visto che con una scarica elettrica che anche dai 160 joule ai 360 può determinare la cessazione di questa fibrillazione ventricolare e sincronizzare di nuovo il cuore, e questo ha conseguito il fatto che la possibilità di numerose vite. Lo sport, sicuramente, come diceva Marco, è sinonimo, correttamente effettuato, ha un ruolo fondamentale nello sviluppo e nel mantenimento dell'equilibrio psicofisico. Ormai sono cose consolidate, c'è stato, diciamo, uno fa sport e può farsi il male. Sicuramente fare sport giova, certamente. Se penso all'antica Greca, forse all'antica Grecia, il primo morto per morte improvvisa durante un'attività sportiva, pensateci bene, Filippide era l'atleta che ha portato la notizia della vittoria contro i persiani da Maratona ad Atene, 42 km e 200, una cosa del genere. E fra le cause non è lo sport che è causa di malattie, anzi è tutt'altro. Fare sport significa assolutamente dei benefici, comporta benefici in tutta l'età. Deve essere fatto in modo corretto, si è visto che intanto aiuta il metabolismo, riduce l'incidenza del diabete, riduce l'incidenza delle malattie cardiovascolari, favorisce la robustezza dell'articolazione, e chi ce l'ha più ne metta. Quindi uno sport corretto, l'insegnamento e la spinta allo sport delle persone più giovani o anche dell'età, sicuramente è uno stile di vita che deve essere spinto. Ancora, si è visto recentemente, sono andato a rileggermi qualcosa, si è visto che l'attività sportiva in uno studio londinese migliora, diciamo, i nostri cromosomi, come dire, e li migliora a tal punto che chi fa sport 3-4 ore a settimana, quindi non è molto, in pratica sarebbe una mezz'ora più o meno al giorno, lo studio è stato condotto su gemelli, per cui non si poteva, hanno la stessa di norma, le stesse possibilità di vita, ma uno faceva sport e l'altro no. Ebbene, quello che faceva sport, i cromosomi di chi faceva sport, dimostravano circa 10 anni di meno rispetto a quello che non faceva sport. Quindi questo studi scientifici e non con filosofia. Ancora, se noi pensiamo per quanto è importante l'attività sportiva, pensate a quante persone fanno le maratone, maratona a Roma, maratona a Londra, maratona a Parigi, maratona a New York, quindi è un numero enorme, eppure la quantità, il numero di persone che poi subiscono danni cardiaci è molto molto minore rispetto alla popolazione sedentaria. Quindi ben venga questo incontro di sport e prevenzione. La prevenzione noi la possiamo fare nei riguardi del peggioramento di una patologia cardiaca, con la strumentazione e in primis con l'educazione. Con la strumentazione adesso ce l'abbiamo, il corso si farà, è il 2013, del 2015, quindi in ottobre 2015 in qualche modo saremo sicuramente più esperti nell'affrontare questa terribile e maligna patologia. Quindi colgo ancora l'occasione per ringraziare il Liberi TV, gli ho chiesto ancora un altro contributo, ve lo anticipo, per l'acquisto di altre
strumentazioni ma veramente piccole che servono nella rianimazione cardiopolmonare, tipo vabbè, ventilatore, nella rianimazione cardiopolmonare si deve fare la ventilazione bocca a bocca, questo può costituire l'impulso, invece ci sono dei piccoli strumentazioni tipo imbuti, come dire, che servono, hanno un costo non eccessivo, quasi irrisorio, però dotarsene è sicuramente una cosa che Don Fabio direbbe buona e giusta. Buonasera a tutti e grazie. Grazie dottore Gabriele per l'illuminante contributo che ci hai dato. Tra l'altro appunto hai fatto bene a ricordarci che non basta l'acquisto, ma a questo punto bisogna fare la formazione, e la formazione va fatta soprattutto a coloro che sono, diciamo, quasi sempre presenti, perché chiaramente se succede un evento negativo e non è presente la persona formata all'uso del defibrillatore, purtroppo abbiamo concluso poco. Quindi bisogna adesso attivare i corsi, fare in modo che da qui a, diciamo, a giugno siamo pronti in tutto e per tutto. E chiamo a questo punto il presidente Riccardo Cristiano dell'associazione Liberi TV, che ci racconta un po' anche dell'associazione, oltre che di questo contributo al territorio e alla nostra comunità. Prego. Io ringrazio ovviamente la SD, invece nella SD Garibaldina e la Rubettino, che hanno organizzato questo incontro e soprattutto che hanno dato la possibilità a Liberi TV di poter contribuire. Sembrerà strano, però dall'esperienza proprio di Liberi TV, cioè delle interviste che noi facciamo molte volte in strada, osserviamo che le persone sono poco informate su quello che accade vicino a noi. Ad esempio, è notizia di qualche giorno fa, del 3 di aprile, che un ragazzo che si chiamava Valerio Stella, di 15 anni, a Zugna, vicino Fiumicino, è purtroppo venuto a mancare perché ha avuto un malore in campo, un infarto, ed è morto perché non avevano il defibrillatore, non potevano, diciamo, intervenire. Io credo che iniziative del genere siano molto utili e importanti, cioè Liberi TV sosterrà sicuramente altre iniziative, come diceva il dottor Gabriele, perché è bello dare il proprio contributo all'associazione, alla società, come si diceva prima, a Soveria Mannelli, che dai locali della Rubettino, prima abbiamo visitato appunto gli stabilimenti, è sede di cultura, cultura e informazione. Noi parlavamo di prevenzione, ma quanto più importante l'informazione che noi diamo ai cittadini. Magari un genitore che manda il proprio figlio a giocare in una squadra vorrebbe che fosse soprattutto sicuro, quindi perché non chiedere proprio alla popolazione di contribuire con un contributo minimo, perché comunque non solo la salute del proprio figlio, ma la salute di tanti ragazzi che giocano per la passione di giocare, portano alto il nome della città, io direi, perché l'SD Garibaldina è una squadra di vecchia data e che comunque ancora oggi riscuote grandi successi, quindi anche è bello portare alto non solo il nome, diciamo, di questa squadra, ma portare alto, diciamo, l'onore di giocare in una squadra con prevenzione, informazione e appunto con la salute di poter giocare. Un'altra cosa molto importante che secondo me è da sottolineare è che quello che diceva prima sempre il dottor Gabriele, nella città di Chicago parliamo dell'estero, però ci sono anche dei buoni esempi anche in Italia. Ad esempio a Piacenza già da qualche anno esiste la possibilità, ci sono proprio dei luoghi all'interno della città dove ci sono dei defibrillatori che può utilizzare ovviamente soltanto chi è abilitato, come facevano prima, però sono a disposizione della città, quindi se dovesse tardare l'ambulanza ad arrivare, comunque chi è formato può appunto di un
po' antincendio, cercare di intervenire. Quindi io credo che sia una questione di prevenzione, una questione di informazione soprattutto, ma soprattutto una questione di sensibilizzazione dell'associazione e delle società, perché alle volte lo Stato non riesce a intervenire per tempo. Giustamente ci sono anche i luoghi difficili da raggiungere, come faceva notare prima il dottor Gabriele, quindi è giusto tutelare lo sport, perché noi parliamo sempre di che la Costituzione garantisce la salute, ma se non siamo prima noi a interessarci molte volte, non possiamo affidarci solo esclusivamente al caso, perché se ritardano perché magari non so, c'è il traffico o può esserci appunto un'altra urgenza, non possiamo lasciare che un ragazzo non so, venga a mancare per una nostra negligenza. Noi prima di tutto siamo artefici di quello che è appunto la nostra società. Ecco perché io lo dico come Liberi TV, sicuramente ci attiveremo per dare la possibilità all'SD Garibaldina, ma anche ad altre associazioni che magari ne possono fare richiesta, di acquistare del materiale, ma soprattutto essere informati, perché più persone sono al corrente dei rischi che si corrono non essendo protetti, più diciamo siamo soggetti alle mancanze che possono venire per ragioni burocratiche da parte dello Stato. Quindi dovremmo essere primi noi a poterci fare carico di questo onere, che poi diventa secondo me onore, perché un ragazzo che gioca per una squadra in un contesto culturale come quello di Soveria Mannelli, dove esistono delle realtà veramente uniche esportate anche all'estero come la Rubettino stesso, ha secondo me un maggior impegno nel poter affrontare magari una squadra e una partita di pallone a livello dilettantistico. E poi volevo terminare diciamo il mio intervento, anche perché sono sicuro che anche il dottor Miracchi avrà molto da dire proprio in ambito nazionale, perché lui vive sicuramente più di noi il disagio alle volte di quello che vede dall'altra parte, e magari vorrebbe fare molto di più, ma molte volte si hanno secondo me le mani legate pur non riuscendo ad andare diciamo fino in fondo. Voglio appunto sollecitare più possibile la cittadinanza a dare proprio il suo piccolo contributo, anche alle volte sembra strano, un solo euro, perché quando noi abbiamo raccolto questi diciamo fondi lo abbiamo fatto con l'umiltà di chiedere anche un solo euro, che può essere invece importante, cioè non ci vuole moltissimo. Cioè voi pensate magari che chissà quanto costi un defibrillatore, ma se noi pensiamo invece alle vite che si possono salvare, alle centinaia veramente di morti che ci sono durante l'anno, parlava di 60.000 il dottor Gabriele, ma soprattutto i secondi che sono importanti, i minuti che sono importanti, che in quel momento non passano mai, quando un ragazzo è lì stesso sul campo, io l'ho visto, mi è capitato proprio di vederlo. Allora un euro, due euro sono veramente una sciocchezza, cioè quindi diamoci da fare noi prima di tutto, che siamo per l'informazione, soprattutto per la prevenzione, e io vi auguro veramente di riuscire a migliorare ancora di più questi obiettivi che la SD Garibaldina si è prefissata di ottenere. Quindi grazie ancora dell'invito e grazie di averci dato la possibilità di raccogliere un piccolo contributo per questo bellissimo gesto che va soltanto a vanto dello sport di Soveria Mannelli, della Rubettino e dell'SD Garibaldina. Grazie a tutti. Grazie Presidente Cristiano. Parole sagge, oltre che comunque ci stimolano a fare di più e a cercare di fare meglio per questo territorio. Chiamo a questo punto il presidente degli allenatori Calabria, Raffaele Pilato. Gli allenatori, a mio avviso, soprattutto nel mondo dilettantistico, hanno un ruolo, non che tra i professionisti non ce l'abbiano, però nel dilettantismo hanno un ruolo che va al di là di quello di allenatori. Spesso sono un po' i garanti del funzionamento dell'intera società. Anche da noi è così, il mister, sia il mister che c'è stato in passato, perché di fatto
ne abbiamo avuto due in tutto nel passato, no vabbè, forse parlo del passato che ricordo io, poi negli anni precedenti, ma anche oggi è così, nel senso che si sobbarcano molto più peso di quello che gli competerebbe da organigramma. Quindi intanto li ringrazio per quello che fanno da noi, ma li ringrazio in generale per quello che fanno nello sport dilettantistico, e quindi chiedo al Presidente di darci anche contributo di questo. Grazie e buonasera. Intanto ringrazio la Garibaldina per avermi invitato e darmi la possibilità di esprimere il mio brevissimo concetto. Intanto complimenti per l'organizzazione di questa serata di qualità e che si ripete, perché noi come assoallenatori, insieme agli arbitri, insieme anche all'LND l'anno scorso abbiamo detto un premio per l'allenatore, visto come dai referti arbitrali l'allenatore diciamo più disciplinato, più così nei rapporti con le altre squadre, con la arbitrale, e la Garibaldina ha avuto il premio per Giuliano Gerfoglio, che è qui presente, quindi complimenti anche perché si continua su un discorso di qualità. Volevo ringraziare anche ed esprimere i miei complimenti all'associazione di BTV per il nobile gesto. Si poteva pensare che magari a uno sponsor qualsiasi, a fare uno sponsor, un contributo economico, invece è stata l'idea diciamo intelligente e qualificante di offrire un defibrillatore. Quando si parla di salute credo che sia il massimo. Si diceva poc'anzi il discorso della formazione. Io dico che la prevenzione è qualità nello sport come in tutte le cose. Qualità significa formazione, quindi un discorso culturale della formazione, ma significa anche educare e quindi rispettare le regole. Anche rispettando le regole si può fare e si fa la qualità. Noi ad esempio, di questo ringrazio il nostro Presidente Nazionale Olivieri, che da quando è stato chiamato a dirigere la scuola allenatore di Coverciano, che tuttora dirige, ha immediatamente variato i programmi del corso allenatore di base, di QFB, inserendo la formazione appunto per l'utilizzo del defibrillatore automatico. Quindi gli allenatori dal 2012 sono anche abilitati all'utilizzo del defibrillatore automatico, oltre che al primo soccorso. Quindi questo credo che sia una innovazione eccezionale, anche perché è vero sì che spesso vediamo sui campi di calcio, specialmente delle categorie superiori, magari nelle partite, nella gara ufficiale, la presenza magari del 118, della Croce Rossa, di altre associazioni comunque con personale qualificato all'utilizzo, ma negli allenamenti sicuramente non ce l'abbiamo, sicuramente non ce l'abbiamo nelle scuole calcio, sicuramente non ce l'abbiamo nelle categorie inferiori. Quindi quale può essere, lo diceva poc'anzi il Presidente Rubettino, quale può essere quello di avere una persona qualificata sempre presente con questi ragazzi? Quindi quale figura migliore di un allenatore che è appunto la guida tecnica e anche qualificata da questo punto di vista? Noi ci stiamo attivando, abbiamo già fatto due corsi per i nostri allenatori, quelli abilitati precedentemente nel 2012 all'utilizzo di questo defibrillatore. Ci stiamo attivando per farne degli altri. Dicevo prima che la qualità è un discorso di formazione, di rispetto delle regole. Il Presidente Rubettino, chiamando in causa a Saverio, il Presidente della LND, diceva disagi che sicuramente vive sempre. Io ne approfitto sempre per tagliare sempre qualcuno in più di disagio, quindi vorrei dire, per esempio, si può pensare a rendere obbligatoria la visita medica pre-tesseramento. Bene, se non hai le qualità, le condizioni fisiche stabilite da un organo sanitario, non ti faccio il tesseramento. Quindi è prevenzione a monte anche questo. Sicuramente qualcuno mi dirà, vabbè, però le società poi si devono sopportare anche il costo
di fare le visite mediche, di fare la crisi, le cose, però se vogliamo la qualità non possiamo prescindere dal rispetto di alcune regole, quantomeno di sul discorso sanitario. Quindi potrebbe essere un discorso, anche perché è vero, se è vero come è vero, il principio del calcio è uguale nei dilettanti e nei professionismi, nel professionismo, quindi sicuramente cambia l'intensità degli allenamenti tra una Serie A e la promozione, ma il principio dell'agonismo è uguale. Quindi se per fare per il tesseramento con la Juventus o con l'Inter, prima di fare il contratto ti fanno fare la visita medica e quindi se sei idoneo non idoneo, rendiamolo obbligatorio anche nei dilettanti, è un passo verso la prevenzione, credo che già si possa fare in questo senso. Io non vorrei dilungarmi troppo, volevo dire soltanto per quanto riguarda il tema di oggi, sport e salute, è vero che lo sport è salute, è riconosciuto da tutto, lo diceva prima il dottore Cappelli, quindi, però a volte, e credo spesso, nella parola sport noi includiamo la competenza. Un altro problema credo che sia anche questo, cioè noi diamo per scontato che gli allenatori delle scuole calcio siano competenti, ad esempio questo noi riscontriamo, non è così, però quando noi diciamo queste cose sembra che lo diciamo per difendere il posto di lavoro di un allenatore piuttosto che la chiamata del nostro allenatore associato, non è così, perché se noi diciamo che nelle scuole calcio deve essere la competenza, lo diciamo nell'interesse dei ragazzini che ci vanno a fare sport, perché si possono creare anche danni morfologici sulla crescita di questo ragazzino e soprattutto nell'interesse del calcio complessivo. Quindi io non mi dilungo di più, complimenti a questa iniziativa, complimenti alla Garibaldina per il percorso di qualità che noi sta molto a cuore, e in bocca al lupo anche per la gara di domenica, che so che è una gara abbastanza delicata. Grazie Presidente Pilato, chiamo a questo punto il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Calabria, Severio Mirarchi, che ringrazio ancora per la presenza e affidiamo a lui le riflessioni lato appunto Lega Nazionale. Grazie Marco, grazie a tutti voi. Intanto un dato di fatto, ringrazio il dottore che mi ha fatto comprendere che effettivamente lo sport non è una malattia, lo sport è salute, e quando ha detto che chi fa sport dimostra 10 anni di meno rispetto a chi non lo fa, io e Marco siamo la prova provata, perché abbiamo la stessa età, io che faccio sport dimostro decisamente 10 anni meno di te. Quindi, basta guardarci, quindi qualora aveste dubbi, eccoci. Ma per carità, basta guardarci. Ovviamente scherzo, io e Marco siamo amici di lunga data, col fratello anche, il fratello ha studiato con mia moglie, io frequentavo la classe del fratello per ovvie ragioni, perché corteggiavo quella che oggi è mia moglie, per cui Marco con Florindo abbiamo vissuto tanti momenti, feste di 18 anni, quindi momenti gioviali insieme, per cui sono venuto con grande piacere qua intanto per visitare questa splendida realtà che è la Rubettino, che non conoscevo fisicamente, è una realtà che effettivamente è un'eccellenza per la nostra terra e dobbiamo avere la voglia, il desiderio e la forza di promuovere quello che la Rubettino e Soveria Mannelli, perché è un territorio nostro, fanno per l'Italia, non per la Calabria, perché effettivamente è un'eccellenza nazionale e non solo regionale. Io con grande orgoglio, io sono un grande fan di RTL 105, ascolto molto questa radio, e aver ascoltato Florindo promuovere, perché è intervistato, non perché abbia inteso fare pubblicità alla sua azienda, ma proprio perché è stato cercato da questa radio nazionale, mi ha dato grande soddisfazione, grande orgoglio, perché si parlava della mia terra, si parlava della nostra terra e si parlava di una realtà che è un'eccellenza nazionale, perché così è stata definita. Quindi grande piacere, grande interesse nel visitare la tua azienda, Marco, che effettivamente ho potuto verificare un'eccellenza. Poi
avere la Garibaldina nella nostra realtà, che fa capo a Rubettino, è ulteriore motivo di orgoglio per la Federazione Gioco Calcio, perché faremo in modo che Rubettino non si allontani da questa realtà, che resti sempre alla guida della Garibaldina, che ormai è una vera storia. E qualora dovesse avere un minimo di tentennamento, vi prego di farmelo sapere, perché interveniamo subito e gli facciamo ritornare la voglia. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, Marco è già nella famiglia della Federazione Calcio, perché è un delegato assembleare della FIGC regionale, che è un ruolo di assoluto valore, di assoluto rispetto, perché rappresenta la Calabria nel momento in cui si vanno ad assumere decisioni importanti in ambito nazionale alla Federazione Italiana Gioco Calcio. Detto questo, un pochino di numeri, perché mi sono stati richiesti, giusto perché bisogna comprendere che il tema di stasera non è qualcosa che ci deve spaventare nel modo più assoluto. Noi dobbiamo pensare che in Calabria abbiamo 350 società che svolgono attività dilettantistica, 200 che svolgono attività giovanile, 30.000 tesserati, 500 gare a settimana moltiplicate per 10 mesi di attività. Pensate un pochino che veramente esercito di persone che ogni domenica, ma non solo ogni domenica, durante tutta la settimana frequentano il nostro sport. E parliamo solo del calcio e parliamo solo della Calabria, che non è la terra più grande che abbiamo in Italia, non è la più piccola, ma è una terra di mezzo. Quindi pensate cosa c'è in Lombardia, cosa c'è in Piemonte, cosa c'è in Veneto, cosa c'è in Sicilia. Per cui effettivamente a fare sport, ma a fare calcio, visto che non interessa il calcio in questo momento, c'è un esercito di individui. Si giocano milioni di gare. E questo deve portare a riflettere sul rapporto che per fortuna c'è tra chi fa sport, chi fa calcio, e gli eventi poi che sono eventi catastrofici, perché quando parliamo della morte di un individuo, in un luogo dove si fa sport, dove ci si deve divertire, chiaramente fa sempre riflettere. Bisogna che tutti quanti noi mettiamo tutto quello che è a nostra disposizione per fare in modo che anche un solo caso non debba accadere. È fuori di dubbio questo. Per cui ottimo e necessario l'obbligo della presenza dei defibrillatori sui luoghi deputati a fare sport, cosa che sarà tale assolutamente da gennaio 2016, perché sarà così. Nei professionisti l'obbligo è stato immediato dal momento in cui è stato emesso il decreto Balduzzi, per il mondo dei dilettanti da gennaio 2016 sarà obbligatorio la presenza del defibrillatore nei luoghi deputati a fare sport. Per cui prepariamoci a questo evento. Però comprendiamo anche che non dobbiamo spaventarci di questo. Questo non deve significare che sentir dire che purtroppo si muore anche sui campi di calcio deve metterci nelle condizioni di riflettere sul fatto che un nostro figlio, un nostro fratello o anche un nostro genitore, perché no? Perché nel mondo dei dilettanti anche io, che ho 45 anni, gioco a calcio con tutto quello che mi porto dietro dalla mia età, debba spaventare. No, c'è un rapporto che per fortuna è bassissimo. È bassissimo. Quindi continuiamo a fare sport, continuiamo a far fare sport ai nostri figli, continuiamo a far fare sport ai nostri fratelli, ai nostri genitori, a chiunque ne abbia voglia. Più si va avanti con l'età, più lo sport deve essere chiaramente relativo, ma questo ce lo dicono i nostri medici, a quella che è l'età. E lo sport a qualsiasi livello deve essere uno sport controllato. Questo è essenziale. Questa è prevenzione. Questa è prevenzione. E lì interviene quello che giustamente diceva Raffaele. Esiste l'obbligo, esiste una legge che fa prevenzione. Ogni calciatore che si appresta a fare attività sportiva deve iniziare l'attività con il possesso del certificato medico per svolgere attività sportiva non agonistica, se parliamo di bambini fino al compimento del dodicesimo anno di età, agonistica se ha superato i 12 anni di età. Questa è una responsabilità che sta in capo ai genitori, a noi genitori, perché parliamo della salute dei nostri figli, perché spesso può essere l'unico momento in cui facciamo un controllo ai nostri figli. Perché una volta c'era la visita di leva, no Marco? Noi l'abbiamo fatta, abbiamo fatto il militare, e allora quello era un momento che anche dal punto di vista medico ci dava l'opportunità di scoprire
no? Se avevamo qualche malattia che non avevamo ancora scoperta. Oggi non c'è più. E allora perché non dobbiamo sentire la responsabilità in quanto genitori, ma neanche la responsabilità, proprio il desiderio di far visitare i nostri figli? E lo sport ce ne dà opportunità, ce ne dà occasione, ce ne dà obbligo, perché è obbligo che chi svolge attività sportiva debba avere questa certificazione. Il controllo sta ai medici delle società sportive, sta alle famiglie, sta alle istituzioni. Certo, se pensiamo che solo in Calabria abbiamo 30.000 tesserati, si comprende che non è facile monitorare 30.000 soggetti che svolgono attività sportiva, intanto per una ragione squisitamente pratica. Non esiste un giorno dell'anno in cui tutti e 30.000 devono eseguire la certificazione che scade un anno dopo nello stesso identico momento. Io la faccio oggi, lui la fa domani, Marco la fa dopodomani, Raffaele l'ha fatta ieri, per cui scade questa certificazione in continuazione. E allora avere il controllo di 30.000 soggetti non è cosa facile. Il legislatore ha compreso questo passaggio e ha fatto sì che l'obbligo di controllo sia in capo alle società sportive dilettantistiche, un po' come avviene nelle palestre. Se noi andiamo a fare palestra arbitrariamente, ci chiedono il certificato medico. Se noi andiamo a giocare a calcio in una società sportiva dilettantistica, il presidente della società e ancora più il medico sociale deve chiedere e tenere la contabilità, tra virgolette, della certificazione medica dei propri atleti. Ecco a cosa serve il medico sociale: non solo ad andare in distinta la domenica, che è cosa importantissima, ma serve anche a effettuare e a tenere questo controllo. Questa è prevenzione, perfettamente d'accordo, e la legge c'è, la norma c'è, è nostra coscienza farla rispettare nella nostra realtà. La Garibaldina, che ha 80 tesserati, avrà più facilità a tenerne sotto controllo 80 rispetto ad una realtà che ne dovrebbe controllare 30.000, alla fine. E questo il legislatore lo ha compreso e lo ha deliberato. Questo chiaramente, come dicevo prima, non significa che non dobbiamo avere la responsabilità di pensare alla presenza dei defibrillatori, di pensare alla presenza della formazione di chi poi questi defibrillatori li deve utilizzare. Io stesso ho fatto il corso. È una cosa semplicissima utilizzare un defibrillatore. Oggi i defibrillatori automatici guidano ogni passaggio. Forse è più difficile trovare il coraggio ad operare dinanzi ad un individuo che sostanzialmente è morto. Sta lì forse la difficoltà, che non tanto tecnica nell'utilizzo di queste macchine automatiche. È giusto e normale che bisogna avere però coscienza e conoscenza delle nozioni quantomeno basilari di cosa andiamo a fare. Ecco perché la necessità assolutamente obbligatoria dello svolgimento del corso di formazione. E allora i tecnici, assolutamente sì, sono la figura che su ogni campo di calcio è sempre presente, perché l'allenatore è presente su ogni campo di calcio. Quindi ottima l'iniziativa di formare tutti gli allenatori che allenano le squadre di calcio. I corsi che si fanno abitualmente anche con i nuovi allenatori prevedono 8 ore obbligatorie di corso per l'utilizzo del defibrillatore e per il primo soccorso. Corsi per dirigenti. Noi come federazione calcio abbiamo fatto diversi corsi sul territorio, l'abbiamo fatto a Catanzaro, l'abbiamo fatto a Cosenza, l'abbiamo fatto a Reggio, ne faremo altri, perché da qui a dicembre ci sarà questa necessità di formare quanto più soggetti possibili. Un corso costa una sciocchezza, 60 euro, 70 euro, perché ovviamente viene personale specializzato a tenere questi corsi, ma sono 60 euro che ritengo spesi benissimo per la serenità e la tranquillità di chi svolge attività sportiva. E queste sono le responsabilità che dobbiamo sentire nostre nel momento in cui ci avviamo a svolgere pratica sportiva. Certo, poi c'è la parte ludica, la parte più bella, quella che a tutti noi piace, che è quella di vincere la partita, di vincere il campionato, di vincere il derby, di vedere le nostre realtà quanto più in alto possibile, ma quello è un aspetto delle nostre attività.
Ma quando diciamo che noi facciamo sociale sul territorio, significa anche questo. Significa anche questo, offriamo un servizio a chi si avvicina alle nostre realtà. Diamo opportunità a tante famiglie di scoprire, e speriamo che mai accada, che il proprio figlio ha purtroppo un problema cardiaco e viene fermato. Arriva la segnalazione alla federazione, dalla quale si evince che quel soggetto non può svolgere attività agonistica. Noi abbiamo un caso qui molto vicino, Felice Natalino. Felice Natalino è un ragazzo che è nostro, della nostra terra, che aveva esordito ormai, era diventato calciatore a 19 anni, aveva esordito in Champions, giocava con l'Inter, dopo essere stato alla Lamezia, a Crotone, cresciuto alla Lamezia, e purtroppo è stato bloccato perché si è scoperto avere una malformazione cardiaca. Oggi è felice, è un nostro testimone, è spesso insieme a noi, è felice lo stesso, ha scoperto purtroppo un male, ma si è dedicato ai ragazzi, ha una scuola calcio a Lamezia, si sta abilitando e si abiliterà probabilmente col prossimo corso allenatore, ha avviato un altro percorso, probabilmente gli è stata salvata la vita. Quindi è sociale anche questo, è sociale anche questo. Le nostre realtà tolgono ragazzi dalle strade, valorizzano i propri territori. Certo, se la Garibaldina è conosciuta, è senz'altro conosciuta perché esiste la Rubettino, ma è conosciuta anche perché la Garibaldina calcio svolge i campionati di promozione, si confronta con tante altre realtà della nostra terra. E lo sa fare, perché lo fa con dignità, lo fa con rispetto delle regole. Ho sentito parlare del totem. Noi nel 2005 la Federazione Calcio Regionale della Calabria comprò, nel 2005, quando ancora non si parlava di queste cose, comprò 17 defibrillatori col totem, si chiamava Progetto Elisir, lo ricordo ancora, che furono allora donati a 17 impianti della nostra regione. Oggi, vi ripeto, è diventato un obbligo. Abbiamo stipulato anche noi un accordo con alcune aziende, una mi pare che sia proprio questa, se è la Philips, un'altra è quella che allora diede questi totem in convenzione, per cui abbiamo messo a disposizione, dopo uno studio che la Lega Nazionale Dilettanti ha fatto, ha individuato le due aziende con un rapporto qualità-prezzo ritenuto il migliore sul mercato, e ha messo a disposizione delle nostre società questa convenzione per fare in modo che chiunque volesse acquistare un defibrillatore lo può fare a prezzi ritenuti vantaggiosi. È una convenzione di un anno fa, sono convinto che più ci si avvicina alla data di scadenza dell'obbligo, più il costo, che era di 900 euro più IVA, probabilmente si abbasserà, perché come tutte le cose, no? Man mano che si avvicinano il prezzo diminuisce, si crea una sorta di concorrenza e quindi il prezzo diminuirà probabilmente ancora di più, però al momento abbiamo individuato questa convenzione, che è una convenzione che riteniamo essere favorevole, anche perché queste macchine sono macchine salvavite, quindi devono essere comunque macchine funzionali, certificate e assolutamente di valore, non possono essere tra virgolette macchine acquistate al mercato. Questo è fuori di dubbio, quindi facciamo attenzione nel momento in cui andremo ad acquistarle, non lasciamoci tentare dal prezzo favorevole, ma andiamo alla ricerca di macchine che ci danno ampia garanzia. Che altro volevo dirvi? Sempre perché per dovere di precisazione, i 60.000 casi, ci confrontavo col dottore prima, che citava, sono 60.000 casi che ovviamente si sono verificati negli ambienti nei quali si svolge attività sportiva, sono 60.000 casi in linea generale, per cui io direi che la presenza del defibrillatore è senza dubbio utile negli impianti sportivi, ma probabilmente è utile anche nei centri commerciali, piuttosto che non lo so, insomma, in qualsiasi luogo dove è frequentato da un numero importante di soggetti, perché purtroppo l'infarto può accadere in qualsiasi momento e non per forza in un luogo dove si svolge attività sportiva, anzi, anche quella probabilmente è prevenzione. Io
voluto essere presente qui. Comunque siamo anche nella casa di una nostra società sportiva, per cui Marco, oltre al simbolo del nostro gagliardetto, ne ho portati due, uno per la tua azienda e uno per la squadra di calcio. Ho portato una coppia di reti di calcio, perché quest'anno probabilmente ne hai segnate poche, perché sei in una posizione di classifica non ottimale, quindi forse te le hanno segnate le squadre avversarie, quindi una è più rovinata dell'altra. Io ne ho portate un paio nuove per l'anno prossimo, nella speranza che tu le possa rovinare, i gol segnati dalla tua squadra, non prese dal tuo portiere. Quindi ve ne facciamo dono. Oltre ovviamente al nostro gagliardetto e ad una cosa che metterai sulla tua scrivania, che è un fermacarte che però rappresenta i 50 anni della Lega Nazionale Dilettanti. Grazie. L'ultima cosa, e ti invito ufficialmente, anche se dovresti aver ricevuto l'invito, la mail, venerdì ci sarà, ritengo, un importante incontro, è uno spettacolo in realtà, non è il solito convegno noioso al quale siete costretti a sentir parlare me, Raffaele Di Latto o gli altri come me, no, è uno spettacolo che la Federazione Gioco Calcio sta portando in giro per tutte le regioni d'Italia per promuovere la lotta al razzismo. Sapete che Tavecchio ci è cascato in pieno, cioè, diciamoci le cose come stanno, è inutile, ma c'è cascato nel suo dire colorito, anche se nel principio ritengo che avesse ampiamente ragione, perché sebbene ha utilizzato termini molto forti, voleva soltanto dire che sarebbe il caso che in Italia si desse maggior valore ai nostri giovani calciatori, che in Italia ci venissero gli stranieri, ma se sono stranieri di valore, perché è impensabile che una scuola calcio italiana, qual è quella italiana, non abbia la capacità e la forza di promuovere sul territorio i propri giovani. Abbiamo la Lazio, la Roma, la Regina, l'Inter, il Milan, sono tutte realtà di assoluto valore, perché non valorizzare i giovani delle primavere, dei settori giovanili di queste società, e portare invece gente da fuori che poi di fatto valore non ne ha. Però lo ha detto nel modo più sbagliato possibile. E così, per far capire che invece veramente la lotta al razzismo è un tema di assoluto valore, porterà in giro questo, ha deciso di portare in giro questo spettacolo, questo talk show, al quale qua in Calabria parteciperanno Antonio Conte, allenatore della nazionale, e Fiona Nei, che è la coordinatrice di questa commissione antirazzismo, oltre ovviamente ad altri ospiti più o meno noti. È uno spettacolo, Marco, che è diretto ai giovani, quindi ai gruppetti probabilmente un pochino più grandi. Portare i bambini di 5, 6, 8 anni forse avrebbe poco valore, perché ancora sono lontani da questi, per fortuna, ancora lontani da questi dubbi e problemi, ma 15, 16, 17, 18 anni cominciano ad essere giovani che comprendono il tema, per cui ti inviterei, se ti è possibile, ad organizzare una delegazione ed essere presente a questa manifestazione, perché a parte il gusto di vedere Antonio Conte e Fiona Nei, c'è questa attenzione verso un tema di assoluto valore, quindi pregherei di essere presente. Grazie per avermi ospitato, ancora di più per avermi ascoltato, e speriamo di rivederci magari festeggiando una promozione della Garibaldina. Grazie Saverio per le belle parole, per la Garibaldina, per l'azienda e per tutti noi. Ci tenevo solo a precisare che la Garibaldina, appunto Garibaldina 59, il nuovo logo, si è costruita una storia solida al di là di me, quindi cioè, dal 59 è sempre stata una società gloriosa. Ci sono qui in sala, non dico vecchie glorie, ma glorie recenti, per il bomber Peppe Chiodo, Marcello Ristoretto, lo stesso Presidente.
che ha contribuito negli anni, Gino Rodolfini, quindi Emilio, Chiodo, ce ne sono tanti. Quindi la Rimini è sempre stata al di là di me, una società seria, solida e valida, e lo sarà sempre, credo, con questa impostazione. Quindi ti ringrazio per le belle parole, ma non è tutto merito mio, insomma, io l'ho contribuito per gli ultimi anni, da circa 10 anni che sono presidente, quindi prima ho provato un po' da calciatore. Rispetto al fatto che non pratico attività sportive, io ci ho provato, il mister continuava a non vedermi e mi sono ritirato. Quindi, una cosa che a me non è mai successa, io ho sempre giocato e sempre titolare, quindi ancora di più. Però come vedi io non ho, da presidente non ho imposto il mio per forza dovermi schierare, altrimenti scattava l'esonero, quindi sono stato molto liberale in questo. Io volevo solo fare due conti un attimo. Esiste la gribatina dal 59, che significa che? Abbiamo avuto l'onorificenza dei 50 anni e adesso andiamo per i 100. Bravo, qui volevo arrivare. Tu ancora altri 40 anni penso che potrai, e quindi festeggeremo con te i 100. Ci sono in sala le nuove leve, quindi poi se la vedranno loro dopo di me. A questo punto volevo, se non l'ora non è tarda, visto comunque che l'incontro non è appunto, come diceva il dottor Gabriele, un convegno, se ci sono degli interventi, delle domande, sono ben gradite. Prego. Io volevo parlare in doppia qualità. Nella prima qualità di corrispondente del quotidiano, che trovo veramente interessante questo incontro di stasera. È difficile trovare persone, società che riescono a organizzare cose di questo tipo. In secondo voglio parlare con la qualità di vicepresidente di un comitato cittadino che si occupa dell'ospedale, e vorrei parlare di una cosa che è direttamente collegata a questa che state facendo voi. Parlo di prevenzione. Noi come comitato ci siamo battuti tantissimo per cercare di dare all'ospedale una ciclette per le TG sotto sforzo, perché credo che possa essere utile questo strumento affinché non solo società calcistiche, ma dove esistono anche delle palestre dove sono frequentate da tantissimi cittadini anche del comprensorio, e tantissime società sportive, la società di tennis, la società di calcio, che poi io non parlo solo di Soveria, ma mi contestualizzo nel territorio che è circa composto da una trentina di comuni che fanno quasi 30.000 abitanti. Questa ciclette praticamente costa 4.000 euro. E l'ASL, nonostante l'abbiamo sollecitata centinaia e centinaia di volte, non l'ha mai voluto acquistare. Io non capisco perché le istituzioni, di fronte a queste problematiche, esposte anche in questo modo, come lo sto esponendo qua, siano sorde e non capiscano realmente che ci sono delle cose che con pochi soldi possono essere acquistate, perché 4.000 euro in un budget di un'azienda sanitaria ospedaliera sono veramente pochi. Eppure questo non è accaduto. Oggi però abbiamo un altro problema, perché c'è stato un decreto del commissario della sanità, è stato varato il 2 aprile, adesso è in una commissione a Roma per essere valutato, addirittura sopprimono il reparto di cardiologia. Allora, se queste iniziative sono sicuramente interessanti, perché comunque nascono da federazioni, da persone che sono abituate a ragionare, non il politichese, la politica da questo punto di vista è distante da quelli che sono i problemi del territorio. Sopprimere un reparto di cardiologia che ha i numeri per poter essere contestualizzato nell'ospedale, e di conseguenza sopprimere anche questi servizi come l'ECG da sforzo, che poteva essere sicuramente importante anche per la società calcistica, lo trovo veramente strano. Questo lo volevo fare, questo intervento, in modo che almeno quelli che siamo qua cerchiamo di capire, di conoscere l'ambiente che ci circonda e le astrusità che la politica non propone, o meglio propone, in un modo assolutamente inconcepibile. Grazie Sandro, hai fatto bene a sottolinearlo, anche a beneficio degli ospiti che non sono qui dal territorio. Noi stiamo vivendo il dramma dello smantellamento lento e inesorabile dell'ospedale di Soveria Manelli, che era un ospedale gestito bene, addirittura inutile, se non ricordo male, quando è iniziata.
fino a dove, quando è iniziata la fase di agonia lenta di soppressione. Quindi chiaramente per un territorio disagiato, è vero che dista solo 30 km da Lamezia e 50 circa da Catanzaro, però oggi salendo vi siete resi conto che nel caso di un problema difficilmente uno riesce ad arrivare a Catanzaro o a Lamezia, che tra l'altro anche Lamezia pare sia in fase di smantellamento. Quindi le ultime notizie non sono affatto rassicuranti: chiusura del reparto di cardiologia, chiusura del laboratorio analisi, ancora quindi si continua, però pare che rispetto ad un piano sanitario superiore, più ampio, nazionale, non si possa fare nulla. È chiaro che però il territorio è abbastanza, come dire, sorpreso e sconvolto da questo tipo di... Quindi ti ringrazio per averlo segnalato, perché non è, diciamo, argomento del dibattito di oggi, però fa parte comunque della prevenzione della salute e della possibilità di avere sul territorio un presidio. E ci sono altri interventi? Qualcun altro vuole intervenire? No. Allora, giusto una curiosità, volevo chiedere al dottore Gabriele, se proprio sinteticamente, visto un po' l'orario, se mi chiedevo sull'uso del defibrillatore, ci sono controindicazioni, nel senso se usato male possiamo fare danni piuttosto che prevenirli? Penso di no, ritengo di no. I defibrillatori in Italia sono i semiautomatici, ci sono automatici e semiautomatici. Gli automatici sono che la macchina fa tutto lei, quindi è un'apparecchiatura complessa ma è di un uso semplicissimo. Mentre i semiautomatici è la stessa macchina, che poi è un apparecchietto 30x30, quindi molto piccolo, spostabile, fa l'analisi del ritmo e poi dà l'indicazione: allontanatevi tutti, e a chi sta operando il defibrillatore gli dice di premere un pulsante. Quindi la differenza fondamentale sta nel premere un pulsante. Una cosa da vedere, questo si dovrà vedere nel corso per i formati, anzi volevo ricordare, me ne sono dimenticato nel mio intervento, che già c'è in Italia, al Parlamento, una proposta di legge che si chiama legge del buon samaritano, che è sostenuta da numerose associazioni, che è quella di consentire a chiunque l'uso del defibrillatore, perché in alcune stati tipo la Francia, la Catalogna, questo già avviene. Al presidente della società Libera TV volevo dire che la bistrattata Napoli da pochi si è dotata di defibrillatori posti nella città. È chiaro che sulla problematica della formazione di chi usa il defibrillatore sono stati interventi di anche giuristi. Questa pratica, questa legge, il cosiddetto il buon samaritano, si rifà all'articolo 54 del codice penale, che chiunque causa un danno nell'esercitare una manovra non è punibile se questa è stata effettuata in stato di necessità. La legge proposta dice che basta aggiungere che in presenza di persone non formate chiunque possa usare il defibrillatore. Controindicazioni in realtà non ci sono. Ci sono le indicazioni che devono essere seguite, cioè le placche devono essere messe bene, devono aderire molto bene sul corpo di chi deve subire la scarica, se il soggetto è bagnato, quantomeno può cadere in una pozza d'acqua, eccetera, deve essere perfettamente asciugato. L'unica problematica che direi, che mi pare di averlo guardato, poi chiaramente chi è più esperto di me nell'uso dei defibrillatori lo guarderà ancora, per i bambini, perché i defibrillatori in Italia sono tarati, quindi partono da 200 giorni in più, quindi la scossa non è che si può dare così,
l'anno scorso dovrebbe essere, lo valuta l'apparecchio stesso, perché essa sia efficace. Nei bambini o soggetti inferiori a 30, 50 o 30 kg ci sono delle piastre che limitano la corrente, il giallo, che quindi danno una sicurezza, però questo si dovrà verificare. Quindi particolari controindicazioni non ce ne siano. E considerate che il corso che effettueranno non sarà solo un corso di andare a premere un bottone, perché sarebbe assolutamente inutile, è un corso di primo soccorso con rianimazione cardiopolmonare, quindi è rianimazione cardiopolmonare più l'uso del defibrillatore. Una cosa che mi ha fatto un po' pensare, che Marco me l'ha suggerito, detto in un'orecchia, è quello che il prossimo anno sarà un po' un problema, perché in realtà se la Garibaldina ha tutti questi i tesserati, dovranno essere tutti valutati, in primis i bambini. Mi leggevo sto benedetto decreto Balduzzi, e prevede che la certificazione deve essere fatta dal pediatra di libera scelta, dal medico, e deve essere preceduta, e mi rifaccio a quello che diceva Pilato, che ci sarà l'obbligo dell'elettrocardiogramma e della visita medica. Non solo, ma quanto la legge Balduzzi dice anche, ha proposto un modello che deve essere usato per la certificazione dell'idoneità ludico-motoria, lo vedevo con Mirarchi, e anche a chi opererà poi in società sportive dilettantistiche. Quindi controindicazioni non ce ne sono, perché poi l'indicazione principe, d'altra parte, se le conoscenze scientifiche più moderne lo danno, dicono la possibilità a chiunque, cioè controindicazione non ce ne sono, piuttosto la verifica è quella che sia poi efficace, quindi ci sarà il defibrillatore, non basta averlo, però poi bisogna controllarlo, bisogna vedere se la batteria è scarica, insomma c'è delle modalità che secondo me devono essere fatte, perché poi quando si usa deve funzionare e bene. Grazie dottore Gabriele. Allora, prima di avviarci alla conclusione, vogliamo consegnare una targa ricordo al Presidente Cristiano in segno di gratitudine per il contributo. Quindi pregherei i vicepresidenti Pino Siriani e Pino Portobonacci di consegnare loro la targa. Io sicuramente accetto questo bellissimo ricordo, insomma, di questo bellissimo incontro e di questa possibilità che secondo me voi avete dato allo sport, ma questo è per tutta la città di Soveria Mannelli, cioè chi ha contribuito comunque è stata Soveria Mannelli, quindi io dico grazie a Soveria Mannelli e alla Rubettino e alla SD Garibaldina. Grazie. Infine voglio consegnare un gagliardetto della nostra società al Presidente Mirarchi. Grazie ancora per essere intervenuti, per averci dimostrato la loro vicinanza. Ringrazio tutti voi per aver partecipato a questa serata. Domenica abbiamo una partita purtroppo decisiva, nel senso che siamo costretti a vincere per rimanere in promozione. Vi invito a venire tutti allo stadio, a sostenerci, perché ne abbiamo bisogno. Grazie ancora.